Dammi fuori tutti quei rastigli alla tua età per via delle mie morti. Età, età, ma che vai dicendo? Ma per chi mi hai preso? Per un relitto da Caronte? Un pezzo da Cataletto? Davvero mi credi così decrepito? Ma lo sai quanti anni ho? Neanche 64. Certo che anche se capelli bianchi, quanto a carattere che ti non è. E che bel temperamento, che grazioso sei vecchio. Grazie a Dio, io ho tanto del mio da poterti ospitare come si deve. Mangia, bevi, stiamo allegri e facciamo baldoria. Io sono libero e senza moglie, ma mia casa è libera e sono intenzionato a vivere di mio genio. Sì, ma ormai mi pare che sia già troppo quello che hai fatto per me. Che quando ospita sta luogo a casa di un amico, basta 3 giorni per farlo puzzare. Se poi me ne rimane 10 giorni, allora salta fuori un migliaio di uomini. E se anche il padrone fa buon viso, saranno servi a brontolare. Io e i miei servi ho insegnato a fare i servi, non a farla da padroni o a sottomettermi. Ma adesso, prima di ogni cosa, pensiamo a quel che sta da fare. Per il perdono, io ho bisogno della topra, perché ho inventato una gagliarda assai di servire di pelle contro pelle al nostro soldataccio, per fare in modo che il nostro amico innamorato si possa vedere a piacer suo con Fiocoase e tassa pur glielo gli pare. Vorrei sentire quest'idea. Io vorrei codesto tuo anello. Per farne che? Quando l'avrò ti esporrò il piano della mia trovata. Top, figlia, è a tua disposizione. E ti dia cognizione del raggiro che ho architettato. Siamo entrambi tutte vecchie, sentiamo un po'. Il mio padrone è un puttaniero. Come non venne al mondo e credo non ve ne saranno mai. Questo lo so già. Si vanta di essere più bello di pace, facciangiando che tutte le donne gli corrono dietro. Sapresti trovare una donnina belloccia e con una buona dose di spirito e furberia in corpo? Nata libera o affrancata? Fa lo stesso. Che però abbia un debole per il denaro e si paghi le spese con il corpo. Dimenticavo, è un po' di sale in zucca. Non dico cervello, perché quello le donne non l'hanno mai avuto. Ma deve essere bella o ritoccata? Così com'è, al naturale, ma è signora tanteria di bellezza, è giovane assai. Ma sì che ce l'ho, quella mia cliente, quella fraschetta di primo pelo. Ma di un po', a che ti serve? Riportartela a casa e deve far finta d'essere tua moglie. Bisogna dunque istruirla per bene.